ed è con grande piacere che ho qui in trasmissione una persona speciale, una persona che ha scritto un libro dal titolo La Matrix Europea. Ed è una persona che realmente aveva già previsto alcune cose nel passato e anche nel suo libro. Sto parlando di Francesco Amodeo. Buonasera, Francesco. Buonasera a tutti e grazie. Grazie di aver colto questo invito, di essere qui con noi. Credo che anche la tua visione, le ricerche che hai fatto fino ad oggi possano essere utili a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Innanzitutto ti chiedo come stai vivendo questa reclusione senza aver commesso il fatto? È vero. L'ho vissuta bene, tra virgolette, anche se ovviamente è un dramma per il paese, quindi. E bene, è un parolone che non dovrei usare in questo momento, però l'ho vissuta in totale clausura, se possiamo dire, perché stavo preparando proprio in questi mesi il mio ultimo libro inchiesta. Quindi il periodo a ridosso dell'uscita dei miei libri, io di solito mi chiudo comunque in casa senza alcun contatto con l'esterno perché faccio ricerche che richiedono molto impegno, silenzio. Quindi è capitato nel periodo della quarantena, ma io avrei passato ugualmente 40 giorni chiuso in una stanza tra documenti. Fortunatamente il libro è pronto e nelle prossime settimane verrà anche rilasciato. Tra E quindi l'altro, mi sono tenuto ecco, distratto. tra l'altro Francesco Amodeo è proprio un giornalista d'inchiesta e autore. Si occupa da sempre di divulgazione senza censure, veramente, senza peli sulla lingua ed intermediari. Ecco, tu sei un giornalista, però perché non vedo pezzi, tra l'altro proprio pubblicista, se non erro, vero? Qual è il tuo Sì, lavoro? dal Ok. 2005, sì. E come mai non scrivi per qualche grande giornale? Cioè, hai delle informazioni molto particolari e che possono fare una bella cassa risonante. Come mai non ci sono articoli sui giornali di solito? Ma io sul mio sito e anche quando faccio le conferenze preferisco definirmi cittadino d'inchiesta pur più che giornalista, anche se, come ricordavi, sono giornalista pubblicista dal 2005, quindi ho il tesserino dell'albo. Ho lavorato per diversi anni per dei quotidiani campani, soprattutto occupandomi di cronaca di camorra, per poi passare alla cronaca politica, ma a un certo punto il materiale dei miei libri, delle mie inchieste che io avrei voluto riportare sui media mainstream mi hanno costretto invece a dover lasciare la mia carriera nei giornali, a provarne una da freelance perché nessuno accettava di condividere queste informazioni. Quindi i miei colleghi non mi vedono assolutamente di buon occhio perché racconto cose che sarebbe dovere loro raccontare, così come i grandi giornali mi evitano finché possibile perché capisco che a un certo punto li ho messi anche in una situazione difficile perché sono costretti a fingere di ignorarmi totalmente, anche quando pubblico video che hanno avuto 5 milioni di visualizzazioni, 3 milioni l'ultimo video qualche mese fa, su argomenti di cronaca politica. Sappiamo bene che se avessi trattato qualsiasi altro argomento rispetto a quelli che tratto nei miei libri, mi avrebbero chiamato in tutte le TV. Invece devono fingere di non conoscermi perché non possono neanche né smentire né provare in qualche modo a controbattere a quelli che sono i temi che io riporto perché sono tutti documentati ed ufficiali. Beh, Diciamo, quella è sempre stata la mia forza. questa è una storia che ormai in questi ultimi 50 giorni sento spesso, sento con te e sento anche con, per esempio, te ne cito un altro che è il dottor Montanari, che ha studiato Certo. e vede, insomma, è uno scienziato, non lo fanno mai parlare in TV e questo, insomma, ci fa intendere qualcosa. Ma quindi il tuo lavoro di giornalista d'inchiesta, in che cosa consiste? Adesso di che cosa ti stai occupando quando fai le tue ricerche? Che cosa? Spiegami un attimo e spiega alle persone che sono a casa. Sì, io gestisco un sito francescoamodeo.it di controinformazione politica ed un canale YouTube. Poi io preparo delle inchieste sotto forma di veri e propri libri. Ho pubblicato Azzannate le Iene sui rapporti tra il gruppo Bilderberg e i media e i politici italiani. Poi ho preparato la Matrix europea, il cartello finanziario ed ora è in uscita 31 coincidenze sul coronavirus e sulla guerra fredda tra USA e Cina. Quindi l'ultimo mio lavoro e vendo queste inchieste attraverso dei miei canali privati perché anche i libri col tempo sono stati poi totalmente oscurati. Ripeto,
il mio punto di forza con il mio pubblico è che quello che racconto non può essere smentito, anche perché offro sempre ai lettori i link e tutte le informazioni utili per arrivare alla fonte di quello che racconto. Molte informazioni le prendo io in diretta andando fuori alle sedi di queste riunioni che io racconto nei miei libri, come ho fatto a Londra, come ho fatto a St. Moritz, come ho fatto a Copenaghen, in diretta streaming. Quindi ovviamente immagini trasmesse in diretta non si possono certo smentire. Quindi questo è un punto di forza con i miei lettori, ma è un punto di debolezza nei confronti del mainstream, perché non potendomi smentire non mi invitano neanche per provare a dare una visione alternativa a quella che io racconto. Semplicemente, come dicevo prima, mi devono ignorare, perché molti colleghi miei invece, che magari cadono in quel filone che viene chiamato del complottismo, sono stati spesso invitati anche nelle TV, perché ti invitano per deridere o per dare una visione alternativa a quella da te proposta. Nel mio caso questo non è stato mai possibile. Un invito, più che un invito, l'unica volta che sono riuscito ad arrivare in un media mainstream è stato alla 7 con Luca Telese nella trasmissione In Onda. Mi sa che ti ho visto là. Mi sa che sì, quando ci sei andato? Da parte di un altro blogger che riuscì a tirarmi dentro senza dire al conduttore chi fossi. Quando mi sono trovato in diretta, io ho mostrato determinati documenti incontrovertibili che tra l'altro chiamavano in causa anche i giornalisti della 7. Da quel momento sono finito in una sorta di lista nera, dove non sono potuto neanche più andare nel pubblico dei programmi TV. Ma mi non dici che anno, in che anno era la 7? Perché forse ti ho conosciuto lì io. Era 2014-2015. Ok, allora immagino che oltre a non andare in TV avrai un po' di antipatie in giro, avrai un po' di difficoltà, perché sta succedendo a me in 50 giorni che sto facendo. Vabbè, antipatie ti dico tantissime le ho dal mondo che dovrebbe supportarmi, quindi dal mondo sovranista. È anche vero che purtroppo devo dire, a me dispiace, fai la pecora nera, sarò forse scomodo anche per loro, perché vado in qualche modo a, come posso dire, a distruggere quella che l'idea che loro propongono all'esterno, perché sai, oggi i sovranisti amano creare questi mini partiti, questi mini leader, che provando a chiudersi in se stessi e provando a tirare acqua al proprio mulino. La mia idea invece si contrappone a questo modo di fare, perché quando io dico apertamente che la soluzione a questo tipo di problemi non arriverà dalla politica, quindi non arriverà dai grandi partiti, figuriamoci dai piccolissimi, è ovvio che in qualche modo vado a mettere i bastoni tra le ruote a chi ha semplicemente interesse a crearsi il proprio orticello, a tesserare dei cittadini volenterosi, magari a pagamento, e portare avanti comunque un business illudendo i cittadini che attraverso l'adesione a questi partitini sovranisti si arriverà alla liberazione del paese. Questa purtroppo è un qualcosa che io non sono mai riuscito a tollerare, e quindi immagino di avere molte antipatie soprattutto tra i leader sovranisti dei vari partiti minori, quindi tanto dai grandi forse che io attacco, come il Partito Democratico, che tiro spesso in ballo nelle mie inchieste, e tanto tra i piccolissimi, perché invece di raccontare agli italiani la favola che quella è la soluzione, continuo a dire agli italiani che la soluzione a queste problematiche possono arrivare soltanto dal popolo, non certo dai partiti, che siano essi sovranisti, che siano essi partiti del sistema. Il popolo da questa gabbia si libera da solo, con la consapevolezza dei cittadini, con l'unione dei cittadini, e avendo come unico punto del programma quello della liberazione del paese. Perché poi questi partitini che cosa fanno che io non riesco ad accettare? Cominciano a litigare tra di loro su dei punti di un programma che non realizzeranno mai, perché non sono al governo, quindi già è inutile fare un programma di governo quando al governo non ci sei, ma non ci andranno sicuramente neanche nei prossimi anni. Però su quei punti riescono a dividersi, a dividere le persone, ad attaccarsi tra di loro, a creare delle barriere, e si formano tanti mini partiti sovranisti. Basta vedere i social, no? Senza fare nomi, vedere uno o l'altro che si sbeffeggiano in continuazione, certo, distogliendo sempre di più l'attenzione dalle cose importanti. Assolutamente. Quindi uno che ti dice lasciate stare i partiti, anche i piccolini, anche i sovranisti, uniamoci invece come popolo, perché un unico punto da portare avanti
è quello di liberare il paese. Poi a liberazione è avvenuta, ci saranno poi vari programmi, si proverà, ci saranno delle elezioni, ci confronteremo, ma in questo momento, io lo ripeto sempre, siamo governati da 9 anni da golpisti, io così li chiamo, perché membri di organizzazioni del cartello finanziario internazionale. Quindi la prima cosa deve essere la liberazione del paese, dopo viene tutto il resto. Quindi per te sono proprio 9 anni che c'è questo? Allora, diciamo che nel 2011, quando quello che io fotografo Monti, nel libro La Matrix Europea, è venuto il totale commissariamento del nostro paese da parte del cartello finanziario internazionale. Però l'attacco vero e proprio alle nostre sovranità è cominciato nel 1992, quindi diciamo si è concluso nel 2011. Sì, sì, mi ricordo saliti gli spread, hanno costretto Berlusconi a scendere, è arrivato Monti e lì siamo partiti. Assolutamente, però quello che io testimonio e spiego nel mio libro, che a noi Monti lo hanno presentato ovviamente come il rettore della Bocconi di Milano, quindi come un tecnico, una persona super partes venuta a guidare in qualche modo il paese verso elezioni democratiche, quindi un governo di transizione tecnico. Pochi invece sanno che Monti, e io l'ho sempre ripetuto nelle mie denunce, era il presidente europeo della commissione trilaterale di Rockefeller, presidente europeo della più importante lobby della finanza speculativa, è membro del direttivo dagli anni 90 del club Bilderberg, membro della commissione Attali per il rilancio della Francia, che è il nostro maggior competitor, presidente della lobby belga Bruegel, membro della Goldman Sachs, che è la banca che ha speculato sui mercati. Quindi era l'uomo che impersonificava in tutto e per tutto il potere, quelli che erano i nostri reali nemici, nemici dei popoli, nemici della democrazia, nemici delle costituzioni, come scrivono loro stessi. Però, come la racconto io, crea davvero problemi ai media mainstream, perché io non è che ti parlo di entità esterne, non è che ti parlo di Illuminati, ti parlo di Anunnaki o di chissà cosa. Io ti dico, esistono delle organizzazioni ufficiali nate per portare avanti gli interessi del grande capitale contro ovviamente il lavoro, contro gli stati nazionali, contro i governi? Esistono, le conosciamo, hanno dei siti ufficiali e sono il Club Bilderberg, sono la Trilaterale, sono il CFR, sono il RIA, che sono delle organizzazioni di categoria, quindi nulla di oscuro, non si tratta di personaggi che si riuniscono con le casacche nere in testa segretamente e fanno piani per dominare il mondo, sono semplicemente organizzazioni di categorie, come esistono in tutte le categorie possibili. Però dobbiamo ammettere, leggendo i loro statuti e soprattutto il curriculum di chi ne fa parte, che sono nate per portare avanti gli interessi di uno 0,1% della popolazione mondiale, gli interessi del grande capitale e gli interessi ovviamente delle grandi multinazionali, il che eticamente può non trovarmi d'accordo, però mi rendo conto che come esistono i sindacati dei lavoratori, esistono anche le organizzazioni nate per portare avanti gli interessi di uno 0,1% della popolazione. Quello che è assurdo e inaccettabile, il popolo quando glielo dico se ne rende conto, è che dal direttivo di queste organizzazioni antidemocratiche e che hanno interessi diametralmente opposti a quelli dei popoli, arrivino poi al governo dei paesi per invece per portare avanti quelle che dovrebbero essere politiche a favore del popolo stesso, a favore dei principi democratici, del rispetto delle costituzioni. Ora è ovvio che se io a Mario Monti, che è membro presidente europeo della commissione trilaterale, che dice che andrebbero stracciate le costituzioni in Europa perché sono troppo socialiste, quindi troppo sbilanciate a favore dei popoli, se io a Monti gli permetto di modificare la nostra costituzione, ma è ovvio che lui userà per introdurre all'interno il pareggio di bilancio, che di fatto quella costituzione la straccia in linea con quelli che sono i principi delle organizzazioni dalle quali proviene e che lo hanno messo in quella posizione. Se il gruppo Bilderberg, sappiamo che tutto si può dire, ma una cosa che non si può negare è che sia antidemocratico, dato che non permette neanche ai giornalisti presenti di poter parlare di quello che si dice all'interno, si può partecipare solo su invito, e anche se sei un europarlamentare del paese in cui si svolge la riunione e provi ad entrare, come successe a Borghezio, vieni malmenato e mandato in ospedale. È ovvio che da un'organizzazione antidemocratica non può uscire il presidente del Consiglio di un paese democratico, ma queste sono cose ovvie.
se l'Italia ha degli interessi contrapposti alla Francia, io non posso avere al governo tecnico Monti, che è il membro della commissione Attali, per il rilancio del mio maggior competitor. Ora, dato che queste cose sono ovvie, e allora per i media diventano un problema, perché una cosa è se io ti racconto esistono gli illuminati che comandano il mondo, allora mi inviti in televisione e mi prendi per i fondelli. Una cosa è se io ti dico esiste un conflitto di interesse epocale, perché abbiamo permesso dal 1992 che a firmare trattati e vincoli che hanno di fatto svuotato il nostro paese delle sovranità sono stati membri di organizzazioni internazionali che quello volevano, togliere la sovranità al popolo italiano. Allora in quel caso si entra nel conflitto di interesse e nessuno ti può smentire, perché al popolo italiano, quando è arrivato Monti, mica hanno detto: signori, è arrivato il membro del direttivo di un'organizzazione del grande capitale internazionale del Bilderberg che si riunisce da 54 anni segretamente, mica hanno detto è arrivato il presidente della Commissione Europea, della Commissione Attali e di tutte le cose che ci siamo detti. Allora è ovvio che Monti, poi arrivato al governo, metterà in pochi mesi, ma Monti, come poi è successo con Letta, come in passato è successo con altri membri di queste organizzazioni, metteranno in essere quelle politiche funzionali agli interessi di chi li ha messi lì. Perché dico chi li ha messi lì? E questo nel libro lo spiego bene, perché nel 2011, a giugno del 2011, io ero fuori all'hotel di St. Moritz in Svizzera, dove si svolgeva l'annuale riunione appunto del gruppo Bilderberg. A quella riunione presero parte alcuni esponenti italiani. Mario Monti risulta ufficialmente dal sito ufficiale membro del direttivo di quella riunione, quindi uno degli organizzatori. Insieme a lui in quel direttivo c'era Joseph Ackermann, che era il presidente della Deutsche Bank, Peter Sutherland della Goldman Sachs e Jean-Claude Trichet della Banca Centrale Europea. Se noi apriamo i giornali 2 mesi dopo quella riunione, ci rendiamo conto che proprio queste banche hanno fatto una serie di operazioni sui mercati in Italia e in Europa che hanno causato l'impennata dello spread, la caduta del governo democraticamente eletto e l'arrivo al governo di un loro esponente di spicco, perché poi Monti in quel mese era anche già la presidenza europea della commissione trilaterale. Quindi la Goldman Sachs, sappiamo, lo abbiamo letto in quei mesi su Milano Finanza, sul Sole 24 Ore, che ha venduto i titoli di Stato italiani. La Deutsche Bank, addirittura, invito chi ci ascolta a cercare su Google Deutsche Bank 2011 vendita BTP, ha addirittura venduto l'88% dei titoli di Stato in portafoglio, cosa che non è mai accaduta nella storia e non c'era nessuna ragione per farla, se non il fatto che sinergicamente i presidenti di queste tre banche si erano accordati, perché l'azione della Goldman Sachs, l'azione della Deutsche Bank e la lettera inviata da Trichet della Banca Centrale Europea hanno causato quella crisi dello spread che ha fatto cadere Monti e ha fatto salire, scusate, ha fatto cadere Berlusconi e ha fatto salire Monti. E la cosa assurda è che parallelamente in Grecia hanno fatto la stessa identica cosa e al governo è caduto l'euroscettico Papandreou ed è arrivato Papademos, che era il vicepresidente della Banca Centrale Europea, era membro della trilaterale come Monti e aveva truccato i conti della Grecia insieme alla Goldman Sachs per farla entrare nell'euro, e sono tutti dati ufficiali che chi ci ascolta potrà constatare su Google, sui media ufficiali, perché per esempio è uscito anche sul Fatto Quotidiano l'articolo che fu Papademos con la Goldman Sachs a truccare i conti della Grecia per permetterle di entrare in Europa. Allora che cosa è accaduto? Che io, che studiavo per conto mio queste organizzazioni nel 2010 e le studiavo per cose personali, perché stavo facendo delle ricerche e dei libri, è ovvio che a un certo punto mi sono trovato davanti alla realtà che alcuni personaggi che io conoscevo come membro di spicco di queste organizzazioni me li sono ritrovati parallelamente al capo di diversi governi in Europa, perché poi la stessa cosa è accaduta in Francia ed è accaduta in Spagna, perché quando io nel 2014 ero fuori al Bilderberg di Copenaghen, al Marriott Hotel, noi fotografammo l'entrata di Macron, che all'epoca era esponente della banca dei Rothschild, quindi non era era un banchiere, era stato invitato come banchiere, non era neanche ancora ministro dell'economia. Che cosa era accaduto però contestualmente in Francia? Che il ministro dell'economia si era dimostrato
fortemente euroscettico, parlava di fare di rilanciare l'economia con politiche espansive, di andare oltre i vincoli del 3%, quindi un personaggio totalmente inviso a quegli ambienti. Quando io vidi entrare Macron, c'è l'immagine sul web, io dico al mio collega francese, dico, ma è il vostro ministro dell'economia? Lui mi dice, no, non è il nostro ministro dell'economia, è un banchiere. E io dico, ma allora vuoi vedere che in futuro diventerà? E lui fa vicino a me, zitto, non lo dire. Non raccontiamo cose che non possiamo dimostrare. Io volevo semplicemente fare una previsione, volevo dire, ma non è che questo diventerà il vostro futuro ministro dell'economia? Cosa che poi è accaduta qualche mese dopo, con un teatrino anche lì di una crisi di governo. In pratica, Spagna, Francia, Italia, Grecia, parallelamente cadevano governi democraticamente eletti o comunque ministri importanti come ministri dell'economia per lasciare spazio a membri di organizzazioni ufficiali, ripeto la parola ufficiali, ma che erano nate per portare avanti gli interessi di quello che io chiamo il cartello finanziario europeo. E così è stato, perché poi lo abbiamo visto in Grecia, l'abbiamo visto con Monti in Italia. Scusate, ma è possibile che un governo tecnico, quindi un governo che dovrebbe avere come mansione solo quella di traghettare il paese verso nuove elezioni democratiche, può avere la possibilità di firmare in 3 mesi trattati che vincoleranno l'Italia per sempre all'austerity? Perché Monti nei primi 3 mesi ha firmato il MES, che ha vincolato l'Italia a 125 miliardi di euro ad un fondo nato, si dice, per salvare gli stati, ma ci accorgiamo oggi che invece era una truffa, perché quei soldi non te li ridanno indietro quando devi salvare lo Stato, come è accaduto adesso, ma te li vogliono ridare in prestito in cambio di condizionalità, quindi una vera e propria truffa. Ha firmato il Fiscal Compact, ha modificato la Costituzione addirittura introducendo il pareggio di bilancio. Possibile che queste cose potesse fare un governo tecnico? Ora, lasciando stare da dove proveniva Monti, se anche fosse stato un Boy Scout o il parroco di una famosa parrocchia, non lo so, una persona notoriamente a favore del popolo, comunque non avrebbe dovuto avere la possibilità di vincolare l'Italia e 60 milioni di persone a dei vincoli, un personaggio che non è stato votato, che la gente non conosceva e che non risponde degli italiani. Perché poi dopo che cosa è successo? Che questi personaggi sanno che diventeranno fortemente impopolari, perché gli fanno firmare quei trattati e quei vincoli che distruggeranno ovviamente il popolo, dopodiché gli danno incarichi altrove, perché nel 2012 a sostituire Monti al Bilderberg in America è stato Enrico Letta. Enrico Letta lo ha poi sostituito qualche mese dopo al governo del paese, ed è famosissimo, e lo trovate su Google, il famoso pizzino che un fotografo in Parlamento, zoomando su un passaggio che facevano Monti e Letta in Parlamento, si lesse questo pizzino dove era scritto: caro Monti, dimmi forme e modi con cui posso esserti di aiuto dall'esterno, anche riservatamente. Per il momento mi sembra tutto un miracolo, ed allora i miracoli esistono. Questo è il testo letteralmente scritto in questo pizzino che la foto di un giornalista in Parlamento ha rivelato poi ai media mainstream. Qual era il miracolo nel 2012, se eravamo invece uno dei paesi con il tasso maggiore di suicidi per motivi economici? E vi assicuro, perché ho analizzato i grafici, il 2012 è stato anche l'anno con più aziende chiuse per la crisi economica. Allora, due personaggi che dovrebbero rappresentare il popolo italiano, che miracolo vedevano in tutto questo? Il miracolo è che si sarebbero alternati in queste organizzazioni internazionali e con ogni probabilità al governo del paese, cosa che poi è accaduta. Ma Letta non se ne importa dopo di aver fatto tutte misure definite salvabanche, perché così sono, basti vedere anche la misura per esempio sul decreto IMU Banca d'Italia, hanno ricapitalizzato la Banca d'Italia con le riserve della Banca d'Italia stessa, quindi con i soldi degli italiani, nonostante gli azionisti della Banca d'Italia fossero tutti dei privati. Quindi lui anche ha portato avanti misure in favore di questo cartello finanziario, tanto dopo ha avuto la cattedra in Francia, si è trasferito lì. Sandro Gozi, altro membro del Bilderberg e altro membro delle commissioni per il rilancio della Francia, è stato un sottosegretario in Italia, anche quando doveva trattare dei dossier importanti contro la Francia, e poi è stato candidato in Francia ed oggi è parlamentare europeo con i francesi. Ma questo è alto tradimento. Questi andrebbero presi in Francia e chiusi in carcere in Italia, perché loro, pagati dagli italiani, hanno portato avanti delle misure che probabilmente, anzi sicuramente, erano contro il nostro paese, perché già avevano avuto la promessa
che subito dopo in Italia sarebbero diventati impopolari, in Francia avrebbero avuto un posto assicurato. Ed è successo con Letta, è successo con Gozi, è successo in passato con altri politici. Allora, se non capiamo che c'è realmente non un complotto... Uno che è rimasto qui, e non so come, è stato Prodi, forse uno dei più grandi traditori d'Italia. Questo, assolutamente. Non so, tu non ne parli mai, io ho guardato qualche tua intervista di Prodi, non ho sentito parlare più di tanto da parte tua, ma io tutto quello che tu dici io l'avevo già letto e visto, e il motivo per cui sei qua è perché volevo sentire un'altra campana, insomma. Prodi non allora, è stato Prodi... mai mandato in altre nazioni, i danni l'ha fatti solo qui. Assolutamente. Prodi, io ovviamente nel libro mio ho inserito in quasi tutti i capitoli, perché è stato uno dei maggiori fautori. Anzi, se noi analizziamo le liste di queste organizzazioni internazionali, io lo dico sempre, una cosa assurda è che alla Commissione Trilaterale del 1983, quindi pensate quanti anni fa, seduto a fianco a Henry Kissinger, che all'epoca era segretario di Stato americano, ma era un personaggio talmente potente che molti dicevano che addirittura fosse più potente del presidente stesso, a fianco a lui, alla commissione trilaterale dell'83, c'erano Monti e c'era Prodi. Cioè Monti, pensate che all'epoca non era neanche, non solo non era rettore della Bocconi, non era neanche professore della Bocconi, insegnava, credo, in una università di Torino. Quindi come si giustifica un professore semplice seduto a fianco a uno degli uomini più importanti e potenti del mondo in una commissione come quella trilaterale? Era ovvio che stavano preparando quella che era la classe politica del futuro. Infatti li ritroviamo entrambi poi nel direttivo del Bilderberg, e si sono aiutati a vicenda, perché tutto poi parte da Prodi con l'entrata dell'Italia nell'euro. Tutte le privatizzazioni, ma la cosa che ha fatto prima Prodi, tutte le privatizzazioni, no? Ha svenduto tutto quello che c'era dell'IRI, iniziando da Banca d'Italia. Assolutamente, la totale svendita del nostro paese è nata con Prodi e, guarda caso, con Draghi. Quindi vediamo che i personaggi poi si intrecciano e si aiutano a vicenda. Un aneddoto che raccontiamo qui, che in pochi sanno, esiste una sola commissione in Europa che è stata sciolta negli anni in anticipo, una sola commissione europea. Si chiamava la Commissione Santer, è stata sciolta per corruzione, atti di nepotismo di alcuni membri. Di quella commissione, per esempio, faceva parte Monti. Quando quella commissione è caduta, Monti è stato subito reintegrato nella successiva commissione da Prodi, quindi si sono sempre aiutati a vicenda. Se vogliamo spiegare a chi ci ascolta qual è la strategia che loro usano per portare sempre poi questi propri personaggi al governo e per firmare misure che sono contro i popoli e a favore del cartello finanziario internazionale, dobbiamo spiegare che cos'è quella che Milton Friedman e i famosi Chicago Boys, quindi i padri del neoliberismo, ossia di quella corrente di pensiero che oggi in Europa sta facendo più vittime di qualsiasi pandemia, loro parlavano di shock economy. Questo termine è un termine importantissimo da far capire agli italiani, perché è quello che stiamo vivendo anche oggi. Loro dicevano che bisogna approfittare di un qualsiasi stato di shock del paese, che sia esso politico, sociale o sanitario, per portare nel più breve tempo possibile avanti misure che altrimenti i popoli non accetterebbero mai. Quindi nascosti dietro la finta della panacea contro la crisi, lo shock in atto. Quindi possiamo arrivare ai giorni d'oggi, coronavirus. Assolutamente. Infatti in due passaggi ci arrivo subito, però per far capire a chi ci ascolta come hanno operato. Nel 92, per esempio, dove ci sono state le maggiori cessioni di sovranità, sia per quanto concerne il trattato di Maastricht, quindi la sovranità monetaria, sia per quanto concerne, lo ha detto tu, le privatizzazioni, il 92, quando noi abbiamo firmato questi trattati, il popolo italiano era in uno stato di massimo shock, sia sociale per quelle che erano le grandi stragi di Stato, e sia politico, perché parallelamente era partita Mani la questione pulite di Tangentopoli. Mani pulite, quindi era in uno stato di shock e loro hanno affrettato. Pensa un attimo, e questa è una cosa vergognosa, se noi guardiamo quando c'è stata la riunione del Britannia, una mini crociera sullo yacht dei reali inglesi, che tutti i membri dell'alta finanza speculativa internazionale sono venuti a fare in Italia, convocando pezzi del nostro governo per discutere appunto di privatizzazioni. Questa, che è una riunione ufficiale, si è svolta 10 giorni dopo la strage di Falcone.
Ora, un paese che era sotto shock, ma soprattutto un paese che era in lutto, come ha potuto permettere che pezzi di Stato andassero a brindare su quella nave, anche perché dei brindisi non ne parlo io, ma il Fatto Quotidiano ha scritto recentemente un reportage su quella vecchia riunione dove addirittura si parla del tipo di vino che hanno bevuto, dello champagne e delle tartine che sono state servite con della musica da Via Col Vento, qualcosa del genere. Quindi com'è possibile che pezzi del nostro Stato, in un momento di lutto massimo del Paese, non solo accettassero di partecipare ad una mini crociera con quei personaggi, ma l'hanno dovuto fare perché era in piena shock economico. Cioè, noi andiamo su quella nave, tanto sui giornali si parlerà soltanto delle stragi di Stato, si parlerà di quanto accaduto a Falcone, a noi nessuno ci tirerà in ballo. E così è avvenuto, tant'è vero che pensate che i reportage di quella riunione sono usciti 3 mesi fa per la prima volta sul media italiano, sul Fatto Quotidiano, addirittura il discorso di Draghi è uscito, ma stiamo parlando di 25 anni dopo. Mamma mia. Quindi questo è successo nel 92. Quindi nel 2011... Dimmi un po', qual è la strategia, visto che mi ha detto che il libro tratta 31 punti o coincidenze con il coronavirus? Sì, il libro nuovo invece parla di quello che sta accadendo oggi. Allora, con la pandemia noi siamo nuovamente in pieno shock economy. Cioè, oggi tutte queste organizzazioni di cui ne abbiamo parlato sanno bene che devono approfittare di questo momento per portare avanti, accelerare la propria agenda. Lo abbiamo visto per esempio con il MES, che lo stesso Conte ha dovuto ammettere che è una misura che in questo momento non servirebbe a nulla, perché è uno strumento nato per salvare singoli paesi e addirittura delle banche andate in crisi, quindi neanche dei paesi. Certamente non può essere una misura appropriata per una pandemia mondiale, lo sanno bene, ma sanno bene che devono portarla a termine adesso, perché in un secondo momento il popolo non accetterebbe mai una misura tanto vessatoria per noi. Stessa cosa con quelle che sono le politiche di controllo sociale di orwelliana memoria, a partire dalle app sui cellulari, che poi domani diventeranno delle politiche ancora più stringenti. Quindi tutto questo fa parte di quella che noi abbiamo definito la shock economy. Loro adesso sanno che devono muoversi, tant'è vero che hanno creato, per accelerare questi processi, hanno creato una task force governativa. E guarda caso, questa task force governativa è formata da membri di queste organizzazioni, dalle quali provenivano i vari Draghi, i vari Prodi, i vari Monti, i vari Letta, Colao infatti è proprio, se non erro, è stato invitato nel 2018, sì. guarda caso nel 2018 è stato invitato al Bilderberg Colao, è stata invitata la Mazzuccato, che è un altro membro esponente di questa commissione. E Colao, in pochi lo sanno, ma è ufficialmente vicepresidente della European Roundtable of Industrialists. Lo dice la parola stessa, è una lobby di Bruxelles nata per fare gli interessi dei grandi industriali e delle grandi multinazionali internazionali. Quindi ora ditemi voi, il vicepresidente di una Roundtable of Industrialists che prova a imporre alla Commissione Europea le proprie regole in favore del grande capitale e delle grandi multinazionali, cosa ci fa alla guida di quella che dovrebbe essere una task force per il popolo? Serve perché sanno di essere in shock economy e devono accelerare quanto prima delle misure. Una di queste che Colau dovrà accelerare è la transizione verso la tecnologia del 5G. Quindi prima ancora che il popolo... Colau è amministratore delegato di Vodafone, no? È stato, sì, non lo è più adesso, però è stato lo storico amministratore delegato di Vodafone, quindi esperto di 5G, e quindi chi più di lui può in questo momento guidare il paese verso la transizione, verso questa controversa comunque tecnologia, perché in una intervista che io ho pubblicato nella famosa lettera a Conte che ho scritto, lo stesso Colau ha dovuto ammettere che questa tecnologia porterà una grande perdita di posti di lavoro e un abbassamento del costo del lavoro, perché è inevitabile. Però lui giustamente, dal suo punto di vista, ha rilasciato quell'intervista quando era di Vodafone, dice però il progresso deve andare avanti, però adesso non parla più come AD di Vodafone, ma parla come capo della task force pro popolo, e quindi comincia ad esserci un conflitto di interesse tra quelli che possono essere gli interessi delle multinazionali e del popolo che lui dovrebbe salvaguardare. E siamo sempre al punto di ritorno.
sono conflitti di interesse epocali, ma il giro è sempre lo stesso. Il sistema delle revolving doors, ossia di una porta che si chiude da una parte e si apre dall'altra per permettere a questi personaggi di circolare liberamente e di portare avanti la propria agenda, è ancora tuttora in atto. Allora, per quanto riguarda la lettera, perché ho negli appunti una lettera scritta a Conte, ci vuoi dire qualcosa di questa lettera? Sì, a Conte io chiedevo soprattutto questo: come mai i membri di una task force governativa provenissero da organizzazioni che hanno interessi diversi a quelli degli italiani? E poi provavo a far riflettere Conte sulla questione del 5G, perché guarda, c'è una questione che poi è quella a cui ho dedicato il libro 31 coincidenze sul coronavirus, che è la questione del 5G, che ha trascinato, e sono contento di essere in diretta e sono contento che questa trasmissione resterà sul web, perché ricordatevi queste parole: ha trascinato l'Europa in una nuova guerra fredda, ma molto più difficile e pericolosa della guerra fredda che c'è stata con l'Unione Sovietica. Perché mentre l'Unione Sovietica era un gigante su tante cose, ma era un microbo su altre rispetto agli Stati Uniti, la Cina invece no. La Cina ha messo nero su bianco nel report China 2025, Made in China 2025, che supererà gli Stati Uniti entro 5 anni. E sa bene che per farlo deve mettere le mani sulla tecnologia 5G. Gli americani si sono resi conto di questo, perché sanno che chi mette le mani sul 5G mette le mani sulle blockchain, mette le mani sull'intelligenza artificiale, mette le mani sui pagamenti digitali, mette le mani sulle telecomunicazioni, mette le mani sulla cybersicurezza, mette le mani sul futuro. E gli americani si sono resi conto però che sono indietro, hanno una tecnologia meno sviluppata rispetto a quella di Huawei e meno economica. Quindi i paesi europei, nonostante abbiano subito delle vere e proprie intimidazioni da parte dell'amministrazione americana, perché hanno fatto sapere che chi stringe accordi con Huawei mette in discussione i rapporti con la NATO e i rapporti con gli Stati Uniti. Quindi c'è stato, per esempio, il 22 marzo di quest'anno, del 2020, quindi in piena emergenza pandemia, Trump ha pubblicato sul sito della Casa Bianca il 5G Security Act, dove lui parla del 5G come di una questione vitale per la sicurezza degli Stati Uniti, e dice: qualsiasi paese adotterà questa tecnologia non con noi ma con Huawei diventa un nostro nemico, anche se si tratta di paesi NATO, perché è la stessa NATO che verrà messa in discussione, così come si interromperà ogni rapporto di intelligence. I nostri media queste cose non ce le hanno dette, perché il governo italiano continua a mantenere una assurda, pericolosissima ambiguità da questo punto di vista. Da una parte fa una promessa a Trump. E dall'altra parte dicono un'altra cosa. Io nel libro pubblico un link dove ci sono due articoli. Il primo è quello di Trump, che dice: ho parlato con Conte, l'Italia terrà Huawei fuori dal circuito del 5G, e un altro invece che titola: Conte smentisce Trump, non gli ho mai fatto queste promesse, per noi il 5G è aperto a Huawei. Una cosa del genere è di una pericolosità che a me dispiace che gli italiani non se ne accorgano, perché per capire quello che potrebbe accadere bisognerebbe sapere cosa è accaduto nella prima guerra fredda, quando la paura degli americani era l'avvicinamento degli italiani all'Unione Sovietica. Se gli italiani sapessero che cosa è accaduto in quegli anni, quando gli italiani hanno avuto questa paura, quando Moro voleva avvicinarsi ai comunisti al governo, e quando hanno disubbidito i diktat altri personaggi come Craxi o come Mattei, se noi andiamo a vedere il destino di questi personaggi ci rendiamo conto che aver disubbidito a dei diktat in quel periodo ha cambiato totalmente il corso della storia del nostro paese. Questo non vuol dire che noi dobbiamo sottometterci a dei diktat americani. Io sono assolutamente per la neutralità, o comunque per far pesare questa nostra scelta nei confronti degli americani e contro i cinesi, ma quello che dobbiamo riuscire a far capire agli italiani, che però si tratta di questioni vitali, cioè il fatto che noi oggi abbiamo un Patuanelli qualsiasi, che anche andando contro quello che dice il COPASIT, perché il COPASIT ha rilasciato le sue dichiarazioni dicendo: è vero, il pericolo fatto presente dagli americani
sul fatto che i cinesi possano spiare attraverso Huawei, il concreto ed il reale, mentre Patuanelli dice non mi interessa, noi apriamo comunque a Huawei, rendiamoci conto che stiamo affidando a delle persone che probabilmente non sanno neanche cosa stanno trattando, una questione epocale, perché io vi assicuro, e nel libro lo dimostro, che se l'amministrazione Trump continuerà a provare a vincere questa battaglia da un punto di vista commerciale, con la guerra dei dazi, facendo delle raccomandazioni ai partner europei, c'è un'altra parte dell'America, quella parte che è contro Trump, quella che possiamo definire deep state, ma sembra un termine complottista, quindi chiamiamola neocon, perché è un termine ufficiale, che sono invece pronti a tutto. Io nel libro pubblico dei loro documenti ufficiali, in cui loro dicono: per evitare che venga scippata la leadership americana, noi dobbiamo tenere in considerazione anche la possibilità di una nuova Pearl Harbor. Cioè, Pearl Harbor è stata distruttiva per gli americani, però gli ha permesso di entrare in guerra e di conquistare dopo il mondo. Quindi loro stanno dicendo al mondo: noi, per non perdere la leadership, siamo pronti a qualsiasi cosa. E in questo qualsiasi cosa, e io lo pubblico e lo vedrai, perché poi ti mando il materiale, loro addirittura dicono che addirittura si potrebbe pensare che l'arma biologica, che è sempre stata un'arma per i terroristi, potrebbe essere usata come strumento di lotta politica. Quindi loro stanno dicendo su questo devo farti per forza una domanda che non era prevista, poi puoi rispondere sì o no. Cosa pensi dell'OMS, in sintesi? L'OMS è uno dei bracci armati di questo famoso Deep State, ma guarda, non te lo dico per partito preso. Se noi guardiamo il presidente dell'OMS, chi è e da dove proviene, che rapporti aveva, per esempio, è un uomo che è sempre stato alle dipendenze della Bill e Melinda Gates Foundation, che sicuramente è un'altra organizzazione abbastanza controversa. E il fatto che Trump abbia parallelamente tolto i fondi all'OMS in piena pandemia non è un folle. Si è reso conto che i conti non tornano. Improvvisamente ha anche tolto l'incarico all'esperto dei vaccini americano dell'OMS, e sta facendo la guerra anche a quel Fauci, perché si è reso conto che rispondono tutti al medesimo. Quindi in questo elenco di personaggi un po' discutibili, Trump sembrerebbe un salvatore. Allora, non è un salvatore, sì, perché Trump fa... Dimmi sì o no, senza aprire... Allora, in questo momento sì. Okay. Trump lo fa per l'American First, cioè per fare in modo che l'America, come la intende lui, torni comunque a guidare il mondo. Rispetto a quello che invece è l'American First dei neocon, che invece sono disposti ad un nuovo secolo di dominio americano, ma non con una guerra commerciale, ma con una vera e propria guerra che possa tenere in considerazione anche armi biologiche, e lo mettono nero su bianco in un documento che si chiama Rebuilding American Defense del Project for a New American Century, che è un'organizzazione americana formata dai neocon, cioè stiamo parlando di Dick Cheney, di Rumsfeld, cioè del braccio destro di Bush. Non è che stiamo parlando di organizzazioni di complottisti o di pazzi sfrenati. Sono dei pazzi sfrenati, ma con dei poteri immensi, perché sono stati segretari di Stato americani, hanno avuto in mano le redini dell'esercito americano. Questi sono quelli che scrivono nel Rebuilding American Defense che bisogna essere pronti a tutto. Ed una cosa che io ho riportato è che loro lo scrivono nel 2000, quindi in tempi non sospetti. Infatti scrivono: in questo momento che noi scriviamo non c'è nessun pericolo per l'America, nulla può toglierci in questo momento la leadership, ma noi dobbiamo organizzarci, perché quando un domani questo può accadere, probabilmente noi non staremo al governo, non saremo parte dell'amministrazione. Quindi questa cosa noi non la dobbiamo permettere, anche da dietro le quinte. E oggi evidentemente certi poteri stanno agendo da dietro le quinte per fare in modo di fermare la Cina, di sanzionare Trump e portare di nuovo in mano a questi personaggi il destino della... Allora, io immagino, faccio un piccolo, un piccolo stop, nel senso che immagino che chi sta a casa, cioè chi ha sempre guardato il telegiornale, chi ha sempre letto il giornale, cioè vuoi il Messaggero, Corriere della Sera, Il Tempo, tutte le testate più importanti,
un appuntamento con te, Francesco, stendi chiunque, nel senso stendi, cioè, certo. è una brutta doccia fredda, come quella del bambino che apre l'armadio a Natale e trova il vestito di Babbo Natale lì. Quindi sostanzialmente per oggi per me assolutamente può bastare. La domanda più importante che voglio farti è, che magari alle persone interessa questo, come vedi gli scenari futuri? Uno positivo o uno negativo? Cosa può accadere e che cosa possiamo fare? Allora, se questo governo porta l'Italia ad attuare una deriva filocinese, in questo momento prevedo uno scenario pericolosissimo per il nostro paese. Se invece riuscissimo a far cadere questo governo, riuscissimo a far arrivare personaggi quantomeno che hanno a cuore il nostro paese, non facciamo nomi, poi ognuno sarà libero di scegliere per lui chi è questo, il personaggio in questione. E questo personaggio deve riuscire a fare una cosa, a vendere non è una parola brutta, a far valere, ecco questa è la parola giusta, a far valere quello che è la posizione italiana da un punto di vista geopolitico, che oggi è fondamentale. Cioè, mai come oggi le più grandi potenze mondiali che si stanno scontrando tra di loro hanno bisogno dell'Italia dalla propria parte, perché oggi se l'Italia va con la Cina, adotta queste tecnologie per l'America, sono problemi enormi, perché vuol dire che tutte le basi NATO, anche che hanno qua, potrebbero essere spiate, quindi è un problema per l'America a livelli di sicurezza infinito. Stessa cosa se l'Italia sbarra la via della Cina ai cinesi per andare in maniera decisa sul fronte atlantico. Questo vuol dire che noi siamo al mondo in questo momento il paese che può tenere le due superpotenze, non mi far fare gesti e non voglio essere volgare all'ultimo, però ha un potere enorme l'Italia. In questo momento l'Italia è un'aquila che si crede un pollo. Quindi gli italiani che cosa dovrebbero fare secondo te? Come consiglio? Allora, innanzitutto quello che stanno facendo, quindi affidarsi ad un'informazione alternativa. Tu mi hai detto che abbiamo messo ovviamente molta carne a cuocere. Allora, per quanto riguarda la questione geopolitica di cui abbiamo parlato, io invito gli italiani a dubitare della parte finale dove sono degli scenari. Ma se adesso, appena finisce questa diretta, su Google scrivono guerra, USA, Cina, 5G, si rendono conto di una serie di documentazioni ufficiali che diranno: cavolo, ma siamo in guerra fredda, cioè stiamo subendo le conseguenze di un attacco, di una guerra tecnologica della quale noi non abbiamo mai sentito parlare, perché molti italiani, se gli parli di 5G o di Huawei, pensano che sia il telefonino, quindi dicono: com'è possibile che per i telefonini scoppi un conflitto tra l'America e la Cina? Queste notizie che non sono passate, tutti i diktat che ha fatto Trump in questi mesi, i documenti sulla Casa Bianca, gli italiani li devono conoscere, perché si rendono conto in questo momento della gravità di avere un governo che gli tiene nascoste queste cose e di una task force che è stata messa per accelerare certi meccanismi, tenendo gli italiani all'oscuro e approfittando della crisi. Quindi gli italiani devono informarsi in maniera indipendente e devono capire che oggi l'Italia ha bisogno di neutralità sul fronte internazionale, ma questa sua neutralità ha un costo, e il costo deve essere la liberazione del paese dal gioco franco-tedesco. Perfetto. Perché in questo momento noi siamo nella gabbia franco-tedesca. Perfetto. Nonostante siamo contesi tra le due superpotenze mondiali, allora dobbiamo tornare neutrali, e per tornare neutrali la prima cosa che devono toglierci sono le catene franco-tedesche, altrimenti noi prendiamo la decisione di andare uno con uno dei due e l'altra superpotenza piange, nonostante sia... È chiaro. È tutto chiaro. Bene, scusate, ho parlato tanto. No, ho solo perché ho i tempi ristretti e penso che ci rincontreremo, Francesco, perché non sei noto ovviamente più di tanto, perché ti tengono giù, sei noto per le vie laterali e sono contento di aver potuto portare il tuo punto di vista in lungo e largo. Quindi ti sono veramente grato, ci rivedremo prossimamente, ti rinviterò se mi darai l'opportunità. Assolutamente, ti ringrazio, grazie a tutti. Grazie, voi. Grazie mille. Francesco. Ciao, un abbraccio. Buona giornata, buona serata.